Lorenzo Bressani sulla prua e tutti i 100 piedi di Arca SGR alle nostre spalle, 151 miglia, come te l'aspetti? Sembra ventosa, danno delle previsioni da nord-est, adesso già c'è il vento, quindi siamo contenti perché spesso sta regata sotto l'Elba o vicino alle formiche si restava un po' fermi, qua il meteo dà bel vento, speriamo. Siamo vicini, in base ai grip che abbiamo, siamo vicini al record. Per il cui famoso record di 13 ore, di Rambler. Esatto. Adesso ci dà 12 ore e 50. Dobbiamo riportare un record in Italia, no? Bravo. Per cui quello è un po' l'obiettivo. E chiaramente dipenderà dal meteo, e quindi facciamo tutti la danza del vento. Senti, tu sei un velista pro, no? Poche ore fa hai fatto i 4-5 giorni di regate con i Club Swan a Scarlino. Ora offshore su un 100 piedi, come ti resetti, come si deve resettare anche tecnicamente in queste due regate così diverse? Beh, un altro mondo, nel senso che qui c'è organizzare un equipaggio di 20 persone, è una regata lunga invece che un bastone, che chiaramente sappiamo tutti le differenze, e qui guardi tanto più la meteo, cerchi di capire in anticipo che vele mettere, ne abbiamo tantissime soprattutto in prua. Fai la cambusa, studi tanto, ripeto, la meteo, guardi un po' l'altezza dei monti, non so, vicino all'Elba, se passa fuori, se passa sotto, fai dei programmi a lungo termine. Chiaramente un bastone a Scarlino su suon 36 dura più o meno un quarto d'ora la bolina, non è che fai grandi programmi. Devi battere le altre 10 barche, partire probabilmente meglio degli altri, e qui faremo una partenza un po' più soft e dare il massimo. Senti, ferve il lavoro a bordo e hai detto tante vele soprattutto a prua. Presentaci un po' qualcuno dell'equipaggio e cosa stanno facendo adesso, io ti seguo. Allora, questo qua è un J6 che usiamo come vela, come una tormentina, diciamo una vela sicurezza che al 99,9% non servirà, però la portiamo nel caso spaccassimo le vele di prua, una vela che teniamo sempre a bordo o nei ricci molto stretti. Questo qua è il J2, che è il nostro Genova da Genova medio, che useremo praticamente tutta la regata. Le vele si movimentano con le drizze, anche solo per spostarle, no? Che pesano circa dai 100 ai quasi 250 kg, per cui a mano è veramente difficile, usi spesso le drizze, abbiamo la fortuna di avere la barca con vinci elettrici idraulici, quindi premi un bottone e vanno su e giù, il problema è portarle da sotto coperta fuori. Abbiamo bisogno di qualche ragazzotto sui 100 kg per spostarle, sennò io e te faremo fatica. Quanti siete a bordo? Siamo in 18, più avremo qualche ospite sicuramente illustre che Furio sempre porta in queste occasioni. Andiamo a provare a sentire Furio, se ci dice qual è l'ospite. Grazie Rufo, buon lavoro. Ci segue il regista. Furio, siamo in diretta, vieni qui. Sì, sì. Allora, dici Furio. Ha detto Rufo che forse avrete qualche ospite illustre, no? Siete 18 a bordo, com'è l'equipaggio? No, l'equipaggio è quello classico, abbiamo un ospite importante, diciamo, che è vicepresidente di Arca, e quindi cercheremo di fare ancora più bella figura, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione, che è quello che è importante per una barca del genere. Cioè, noi stiamo vedendo a bordo, pazzesco, lavorano. Qui vedo un avvolgifiocco, guarda quella avvolgifiocco, adesso la regia di Eugenio Catalani. Questo frullone a cosa servirà? Quello là è dell'R1 e servirà per... o l'R2, bisogna parlare con la prua per questa roba. Comunque o R1 o R2 sono le vele che possiamo frullare, che sono quelle più facili da usare per questa barca, perché abbiamo la 2 che ha quasi 800 metri quadri. Sembra che giocherà lui la prima parte, però dopo dovrebbero entrare i frulloni, quindi che quelli sono più facili da usare, la barca comunque viaggia bene, però non hanno tanti metri quadri. Bello, andiamo a prendere Vittorio Bissaro, sempre tutto in diretta. Ciao Vitto, eccoci qua, siamo in diretta, come stai? Molto bene, grazie. Che bello vederti, sono molto contento. Che vi aspettate da questa 151? Ma sembra una 151 piuttosto veloce. Io mi aspetto di imparare, perché comunque è una barca nuova per me, quindi stavo chiedendo adesso a Rufo, a mio compagno d'armi del Nacra, di insegnarmi un pochino, perché questi monoscafi sono un mondo un po' nuovo, ho tanto da imparare, però sono regate molto belle per me, mi trovo bene con l'equipaggio e sono felice di partire. Che bello sentirlo, sentire Vittorio Bissaro olimpico che dice
devo imparare, voglio imparare, va con Giovanni Soldini in oceano, devo imparare. Scusa, una domanda che faccio a te tecnicamente, ma qui cosa succede? Questa, questo canard, questa deriva, cioè non ci sono foil su questa barca? No, non ci sono foil, è una barca diciamo tradizionale. Senti, questa cosa serve? Questa serve a tante cose, intanto è una cosa che è tra le cose che sto imparando, stiamo un po' tutti imparando come equipaggio, mi pare di capire che comunque la barca non ha navigato tantissimo. Questo è un canard, quindi sostanzialmente quando la chiglia basculante si alza per aumentare il raddrizzamento, manca appoggio laterale, quindi soprattutto fa piano antideriva. Come vedi è anche rotante, quindi ha la possibilità associata al timone di aiutare, diciamo, nella gestione del bilanciamento. Ma questo è sempre stato così anche con Wild Things, la barca originale, o è una modifica fatta recentemente? Era fissa, se non sbaglio, corretto? Sì, era fissa e l'abbiamo cambiata già l'altro anno. È un grosso upgrade soprattutto per la bolina, perché prima ovviamente era fissa, adesso dai 4-5 gradi di leeway sopravento, per cui soprattutto con Bonacci e con i Coziri scarocci sopravento, quindi è una cosa particolare. Bellissimo, ragazzi, fantastici. Sincronizziamo gli orologi, è una corsa contro il tempo, è una regata a cronometro. Vogliamo il record dell'Italia. Ciao, ciao Vittorio. Ciao. Su Arca SGR c'è anche Alessio Razzetto, North Sales Italia. Parliamo di vele con te. Si deve battere un record, abbiamo visto frulloni che vanno e vengono, preparazione attenta. Facci un quadro sintetico, quante vele e come verranno usate? Beh, allora, quante direi il meno possibile per cercare di stare il più leggeri possibile. Stiamo lavorando molto sulla meteo con il navigatore, con Andrea Caracci, con il tattico, con Ruffo, per cercare di capire gli angoli ottimali. Sono barche queste che sviluppano velocemente angoli apparenti molto stretti, per cui si cerca di andare su vele tendenzialmente magre. Il gioco è proprio quello, perché con poca differenza di intensità o di angolo cambia tantissimo la geometria che dovresti avere del tipo di vela, per cui non è una scelta facile. Stiamo cercando di limitare l'inventario, avremo qualche COD come sempre, qualche R1 R2 e sembrerebbe una regata veloce. Senti, la randa quanti metri quadrati è? Allora, circa sui 400 metri quadrati. 400 metri quadrati, quindi ci potete fare qualche 4 appartamenti tranquillamente, e c'è un range, c'è un limite massimo oltre il quale va terza roba, si deve pensare a ridurre? Sì, è un'ottima osservazione, sicuramente la barca, pur essendo canting keel, quindi la miglior tecnologia che possiamo avere per il massimo raddrizzamento, ma in certi angoli, quindi reaching, quindi direi al traverso, va più forte se terza roba un pochino, perché naturalmente raggiungi quell'equilibrio raddrizzamento superficie velica che fa in modo che la barca sviluppi la cavalleria al massimo delle sue potenzialità. L'ultimissimo a livello di branding, North Sales è anche sponsor dal punto di vista dell'abbigliamento. Com'è la situazione, il tuo sentiment a proposito del mercato, l'andamento economico intorno alla vela? Ma allora, credo che siamo agli albori di un piccolo boom, sicuramente. L'economia sta ripartendo e di conseguenza sicuramente quello che è il mondo della nautica potrà solo beneficiarne. Allo stesso tempo credo che proprio la nautica in particolare, grazie alla situazione generale che non è che consenta grandi viaggi all'estero, grandi attività in altri contesti, offra quella privacy, quell'isolamento, quella possibilità di vivere l'aria aperta in maniera un po' più sicura. Quindi secondo me, tutto sommato, vista la situazione, stiamo attraversando buoni momenti. Grazie, ciao. Grazie a voi. Ciao ragazzi.